Buongiorno, è domenica. Sono fatto un riposino e non mi sono fatto la barba, come vedete. E vabbè. Venerdì ho passato una bellissima serata a Perugia, dove sono stato invitato a parlare davanti a un folto pubblico di un circolo culturale che si chiama Porta di Santa Susanna, pubblico interessantissimo, molto alto di profilo. Sono stato invitato a parlare del caso Meredith. C'ero io, c'era un altro collega del Messaggero, che era un padrone di casa perché direttore della redazione perugina dell'Umbra del Messaggero, quindi mi ha come ottimo ospite. Mi ha lasciato molto spazio, ci sono stati tanti interventi, è intervenuto anche l'avvocato di Amanda Knox, è intervenuto alla fine brevemente il pubblico ministero Giuliano Mignini, insomma avete capito che sono stato invitato a parlare del caso Meredith. Io mi sono chiesto più volte dopo il pronunciamento del 26 marzo scorso da parte della Cassazione, pronunciamento di definitiva assoluzione di Raffaele Sollecito e Amanda Knox, mentre resta confermato la condanna a Rudy Ghede per aver ucciso Meredith Kerstner in concorso con dei fantasmi, mi sono sempre chiesto come mai le motivazioni della sentenza sono arrivate circa 2 mesi dopo i termini stabiliti dalla legge. B. Come mai la Cassazione sia entrata in questo caso nel merito delle prove, cosa che non può fare? C. Per quale motivo esistono due sentenze di Cassazione sullo stesso livello, ma una contraria dell'altra? E soprattutto mi sono chiesto come giornalista come mai la stampa, i media non abbiano riportato alcunché delle motivazioni di questa sentenza di assoluzione. Peraltro un documento non di 400 pagine, ma di una cinquantina di pagine, 52 pagine per la precisione, che firmate dal giudice Marasca, che fu anche, se non ricordo male, assessore di un grande comune d'Italia e fu quello che inventò questi buoni ordinari del comune che portarono praticamente quasi al fallimento di questo comune, no? Ecco, a proposito del rapporto politica-magistratura, poi è tornato a fare il suo lavoro e si è trovato a fare il giudice firmatario di questa sentenza di assoluzione. Ecco, perché i giornali, i media, le grandi televisioni non hanno parlato diffusamente delle motivazioni? Come mai? Poi abbiamo visto in realtà un atteggiamento molto garbato da parte, per esempio, dell'avvocato Buongiorno, che non ha più commentato, è stata zitta, persino il papà di Sollecito, dichiarazioni prudenti, invece Raffaele Sollecito no, continua a rilasciare interviste anche molto arrabbiate, e continua a prendersi querele, io, boh, non lo so, comunque sono sue decisioni. Come mai, insomma, nessuno parla delle motivazioni di assoluzione contenute in questa sentenza? Io una spiegazione me la sono data. Questi fogli sono, ecco, fanno parte del documento in questione, sono della sentenza con cui la Cassazione assolve Amanda Knox e Raffaele Sollecito definitivamente. Provo leggendone alcuni pezzetti, cercando poi se riesco, di
spiegarli, a motivare il perché i giornali non ne hanno parlato mai praticamente. Cominciamo da una frase scritta e firmata da Gennaro Marasca e dal consigliere Paolo Antonio Bruno. A pagina 43 si legge testualmente: siccome l'atteggiamento diciamo dell'informazione dei media dopo la soluzione è stato vittoria, due ragazzi, finalmente è stata fatta giustizia, assolti con formula piena, tutte sbagliate le indagini, bla 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 bla. Ecco, siccome lo scenario era questo, adesso l'effetto provocato dalle frasi contenute nella motivazione di assoluzione vedrete che andranno un po' in controtendenza. Cominciamo da questo assunto, diciamo, di carattere giuridico-morale, diciamo così. A fronte di una prova mancante, insufficiente o contraddittoria, il giudice deve limitarsi a prenderne atto ed emettere sentenza di proscioglimento, pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell'imputato. C'è scritto così: pur se animato da autentico convincimento morale della colpevolezza dell'imputato. Quindi, insomma, tutta questa monolitica certezza già a pagina 42, verso la fine si rompe. E veniamo invece adesso ad uno degli elementi cardine, chiave, le tracce sul coltello con cui presumibilmente, reperto 36, presumibilmente arma del delitto. Si legge, è un po' lunga, ma ascoltate con attenzione. Risulta del tutto erroneo l'assunto secondo cui nelle impercettibili striature del coltello ritenuto arma del delitto, reperto 36, era stato rinvenuto, scusate, DNA riferito al sollecito, oltre che alla Kerker. Il rilievo, infatti, è in contrasto con la diffusa esposizione della parte relativa al detto reperto, nella quale si riportano le risultanze delle indagini genetiche che avevano attribuito la traccia A alla Knox, la traccia B alla Kerker e infine quella I è stata attribuita in esito a nuova perizia alla stessa Knox. Cosa c'è scritto qui? Che nel coltello c'erano le tracce di Amanda Knox. Quindi non è vero, tracce, tutto inventato, indagini sbagliate. No, nel coltello, reperto 36, ritenuto arma del delitto, oltre che le tracce della povera Meredith, c'era anche, secondo questa ipotesi con la quale poi Amanda è stata assolta, c'erano anche le tracce di Amanda. Passiamo a un altro punto. Allora, le dette ragioni invalidanti si compendiano nella mancata prospettazione di un quadro probatorio che possa reputarsi realmente idoneo a supportare una statuizione, che è il linguaggio, diciamo, della giustizia giuridico a volte strano, una statuizione di colpevolezza oltre il limite del ragionevole dubbio. Cosa c'è scritto qui? Che non c'è questa monolitica certezza. Non siamo in grado di accusarli oltre ogni ragionevole dubbio e quindi il giudice ha il dovere di proscioglierli. E siamo a pagina 43 arrivati nel frattempo. Andiamo a vediamo allora, e questa ecco qua, e qua arriviamo a un altro punto. Ci sarebbero altre questioni, però sono generiche, insomma,
Sempre sulla questione del ragionevole dubbio. Rimaniamo al capitolo 9/3, pagina 44. Agli esami degli anzidetti profili giova di certo tener conto che pacifica la commissione dell'omicidio in via Pergola, l'ipotizzata presenza nell'abitazione degli odierni ricorrenti a Amanda Knox e Raffaele Sollecito, non può di per sé essere ritenuto elemento dimostrativo di colpevolezza. Cosa sta dicendo qui? Che al di là di non è vero, non c'eravamo, va? Amanda Knox e Raffaele Sollecito erano lì, quando, dove e quando è stato commesso l'omicidio. Pagina 44, ma i giornali e TV Nisba, di ste cose, per carità. Ci mancherebbe. Pagina 45, 9/4. Orbene, un dato di indubbia pregnanza, scusate, a favore degli odierni ricorrenti, nel senso di escludere la loro partecipazione materiale all'omicidio, pur nell'ipotesi della loro presenza in casa di Via della Pergola, consiste proprio nell'assoluta mancanza di tracce biologiche a loro riferibili nella stanza dell'omicidio o sul corpo della vittima, ove invece sono state rinvenute numerose tracce riferibili a Ghede. Erano lì. Insomma. Sempre pagina 45, 9.4.1. Tanto premesso, si osserva ora, quanto alla posizione di Amanda Knox, che la sua presenza nell'abitazione, teatro dell'omicidio, è dato conclamato nel processo, alla stregua delle sue stesse ammissioni, contenute anche nel memoriale a sua firma, nella parte in cui riferisce che trovandosi in cucina, dopo che la giovane inglese ed altra persona si erano appartati nella stanza della stessa Kerker per un rapporto sessuale, aveva sentito un urlo straziante dell'amica, al punto lacerante ed insostenibile da lasciarsi scivolare accovacciata a terra tenendo a ben strette le mani alle orecchie per non sentire altro invece di andare ad aiutare l'amica. Era lì, ha sentito l'urlo mentre ammazzavano, ma insomma, poco avanti. D'altro canto, le stesse dichiarazioni calunniose nei confronti del Lumumba, stiamo parlando sempre della posizione di Amanda, che le sono valse la condanna con statuizione oramai coperta da giudicato, cioè è stata condannata, avevano come presupposto del narrato proprio la presenza della giovane statunitense nella casa di Via della Pergola, circostanza questa di cui nessuno in quel momento, all'infuori come ovvio delle altre persone presenti in casa, poteva essere a conoscenza. Insomma, era stato Lumumba ad uccidere Meredith. E ciò poteva affermarlo in quanto lei stessa si trovava sul luogo del delitto, sia pure in stanza diversa. Cioè, come faceva ad aver visto Lumumba, a non aver visto Rudy Ghede? Come faceva a vedere chi stava uccidendo Meredith attraverso i muri del bagno? Altro elemento a suo carico è rappresentato dalle tracce di DNA misto suo e della vittima nel bagno piccolo. Ed eloquente riprova che era comunque venuta a contatto col sangue di quest'ultima. Oh, tutto questo è sempre scritto nella sentenza di assoluzione, che cercò di lavare. Si trattava, a quanto pare, di sangue dilavato, mentre le tracce biologiche a lei riferite sarebbero conseguenti a sfregamento epiteliale. Insomma, era andata in bagno e si stava lavando le mani sporche di sangue. Ma allora si teneva le orecchie o si lavava le mani sporche di sangue? O si teneva le orecchie con le mani sporche di sangue e poi se le lavava, cioè, no. Il dato di forte sospetto ma non decisivo, a parte le ben note considerazioni sulla sicura natura e riferibilità delle tracce in questione. Nondimeno, anche a ritenere certa l'attribuzione, l'elemento processuale sarebbe non univoco, siccome dimostrativo anche di un contatto postumo con quel sangue, nel probabile tentativo di rimuovere le più vistose tracce di quanto accaduto, facendo
forse per aiutare qualcuno o per allontanare da sé i sospetti, senza che ciò possa contribuire a dare certezza del suo diretto coinvolgimento nell'azione omicidiaria. Cioè, qua si dice che lei si è lavato le mani sporche del sangue di Meredith, che forse lo ha fatto anche dopo la morte di Meredith, per cancellare tracce, in modo tale da allontanare sospetti da una persona che voleva coprire, o addirittura per allontanare sospetti da sé. Ma tutto ciò ovviamente non basta. Tutto ciò è contenuto, ripeto per l'ennesima volta, nella sentenza redatta dalla Cassazione per assolvere Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Ulteriore elemento a suo carico è di certo rappresentato dalle stesse calunnie nei confronti del Lumumba, di cui si è detto. D'altronde, dice, erano di colore tutte e due, lui e Gede. Non di meno, scrive sempre la sentenza del dottor Gennaro Marasca, non di meno anche la calunnia in questione si risolve in elemento indiziante a carico dell'odierna ricorrente, nella misura in cui possa ritenersi iniziativa volta a coprire il Ghede. Ma allora Ghede era fidanzato di Meredith o di Amanda, che lei avrebbe avuto tutto l'interesse a proteggere per tema di ritorsive accuse nei suoi confronti. Cioè, qua dice, c'è la possibilità che lei abbia tentato di depistare verso Lumumba per coprire Ghede, perché si arrestavano Ghede, poi Ghede parlava e quindi accusava anche lei. Elementi di forte sospetto, dice sempre la sentenza, e abbiamo quasi finito, scusate la lungaggine, però qualcuno, pezzettini della sentenza, li dovrà pur leggere. Elementi di forte sospetto si riconnettono anche alle incongruenze e al mendaccio in cui l'imputata è in corso nelle diverse dichiarazioni rese, specie nella parte in cui il suo racconto risultava contraddetto dai tabulati telefonici attestanti una diversa provenienza di SMS, dalle dichiarazioni testimoniali di Antonio Curatolo in ordine alla presenza della stessa Knox in piazza Grimani in compagnia del Sollecito, di Mario Quintavalle, che io personalmente ho intervistato 3 volte ed è assolutamente convincente, relativa alla sua presenza nel supermercato la mattina del giorno successivo all'omicidio, forse per l'acquisto di detersivi. Poi dopo, vabbè, ci sono tante altre cose. Ecco, e concludiamo. L'ultimo pezzettino, siamo a pagina 49, sì. Resta nondimeno, ecco, qua stiamo parlando, siamo al 942, anche per il Sollecito, il quadro probatorio emergente della sentenza impugnata, risulta contrassegnato da intrinseca e irriducibile contraddittorietà, quindi non da nullità, è contraddittorio, è già una cosa diversa, quindi questo successo clamoroso, bla 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 bla. Resta nondimeno forte il sospetto che egli fosse realmente presente nella casa di Via della Pergola la notte dell'omicidio, in un momento però che non è stato possibile determinare. D'altro canto, certa la presenza della Knox in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei. Quindi avete visto l'elenco di, come posso dire, di rilievi che fa la sentenza di assoluzione. Cioè, la sentenza di assoluzione colloca sia Amanda che Sollecito lì nel luogo del delitto, quando il delitto è stato commesso. Dice che, dice che le tracce di Amanda sul coltello, presumibile arma del delitto, ci sono. Dice che Amanda si è lavata il sangue. Dice che Amanda avrebbe, scusate, avrebbe depistato accusando il povero Lumumba, per allontanare i sospetti da sé o da un'altra persona. Detto questo, ovviamente la sentenza di assoluzione è una sentenza di assoluzione che va rispettata, ma che non va presa criticamente. Io mi riservo il diritto, come cittadino, come giornalista, di non solo
dire la mia su una sentenza, non solo dire se mi convince o non mi convince, ma quella di, visto che ormai sono atti pubblici, questi sono atti pubblici, quella di informare, no? Visto che si parla di informazione, libera informazione, togliamocelo il bavaglio che ci mettiamo da soli certe volte, il bavaglio, noi giornalisti ce lo mettiamo da soli perché siamo dei cagasotto. Siamo diventati dei cagasotto e rispondiamo sempre o a questo o a quello, non vogliamo disturbare o questo o quello, l'amico dell'amico, il cerchietto magico, la paura, il lavoro, eccetera. Prendiamoci i rischi e tiriamo fuori i maroni. Detto questo, la sentenza va rispettata, anche se, a mio parere, ci hanno avuto un bel colpo di fortuna.